uno stravolgimento clamoroso del testo che era stato definito con le commissioni parlamentari, ambiente di Camera e Senato, che stravolge i contenuti della norma in materia di codice degli appalti. Nella fase di pubblicazione in gazzetta ufficiale, il testo subisce in maniera inaspettata e inaccettabile alcuni stravolgimenti che vanno ad indebolire tutto l'impianto dei diritti e delle tutele per i lavoratori e le lavoratrici. Viene indebolito tutto l'impianto delle clausole sociali, che doveva essere l'elemento di forte innovazione e di coerenza con i pronunciamenti della Unione Europea per garantire, salvaguardare e mantenere i posti di lavoro. Viene sostanzialmente introdotto un elemento di discrezionalità negli affidamenti dei subappalti. Sostanzialmente questo indebolimento del provvedimento mette in discussione il diritto alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per la salute delle persone, per la garanzia dei livelli occupazionali. E tutto questo è inaccettabile. Proprio in zona Cesarini il governo modifica e stravolge in negativo un testo che era considerato frutto della partecipazione e della condivisione con le parti sociali. Adesso confidiamo nell'ANAC, che deve in tempi rapidi realizzare le nuove linee guida, e noi auspichiamo che in quella fase possano essere recuperati inaccettabili stravolgimenti che proprio nell'ultima ora il codice degli appalti ha subito per opera del governo.